Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video un po' diverso dal solito, però visto che su TikTok è un format che piace tantissimo, quindi ho pensato perché non riproporlo anche qui su YouTube. E visto che sto per andare da Lidl, registrare il tutto per quanto riguarda la settimana americana. Allora, in realtà è già iniziata ovviamente da lunedì, quindi oggi siamo già un po' in ritardo, però se andate magari riuscite ancora a trovare qualcosa. Quello che vi faccio vedere è quello che ovviamente ho trovato io al supermercato dove sono andata e quindi vi ho ripreso. Però in realtà ci sono anche altre cose. Se avete l'app della Lidl dovreste riuscire a capire tutto dal volantino praticamente. Ovviamente non vi aspettate di vedere cose sane come mi hanno commentato tipo su TikTok. È la settimana americana, ovviamente mettono le cose che secondo loro vanno di più e che sono un po' più tipiche. Come sapete, la cucina, chiamiamola così, i cibi americani in generale non è che siano proprio famosi per essere light, ecco. Forse la cosa più light è la salsa dressing dell'insalata, che non è light neanche quella. Quindi, insomma, capite bene che è un po' così. Però ci sono un sacco di cose sfiziose, magari se volete farvi una serata a tema con gli amici, potete prendere e provare. Settimana scorsa è stata quella a tema asiatico. Se volete, vi lascio scritto da qualche parte il mio account di TikTok, perché lì potete vedere tutto quanto. Quindi spero questo video vi possa essere utile in qualche modo e andiamo a vedere. Eccoci arrivati da Lidl, almeno vi faccio vedere qualcosina dentro. Prima cosa che trovo, queste maxi patatine, cioè la busta è gigante, al peanut butter, sono credo dei conetti di mais e questo qui è il prezzo. Per quasi mezzo chilo direi che ci sta. Qui troviamo il preparato per il banana bread, questo qua è il costo, anche se non credo che sia per la settimana americana, però ci sta. E qui iniziano tutte le varie cose. Allora, qui ci sono i muesli alle noci pecan e sciroppo d'acero che costano 2,40 euro. Poi qui sotto ci sono tutti i vari cookies, ci sono diversi gusti, questi alle mele, cranberry, dovrebbero esserci anche quelli al cioccolato se non sono finiti, comunque li trovate. Poi ci sono i cetriolini, questi qua li prendiamo assolutamente in agrodolce. Poi ci sono i wurstel in barattolo, che sono fatti in questo modo, già pronti da mettere nello dog, tipo salsa barbecue classica oppure honey smoke. Qui trovate la carne hot and spicy, io prenderò questa qui, oppure quella classica. Dolcetti tipo Reese's per intenderci, che sono questi qui. Poi troviamo le mini donuts al caffè oppure alla nocciola, che non mi sembrano morbide, mi sembrano tipo fatti a biscottini dentro, e il costo è questo. Poi ovviamente burro d'arachidi, c'è sia la versione crunchy che la versione smooth, 2,40 euro, secondo me ci sta per anche qui quasi mezzo chilo. Ovviamente non sono solo arachidi, però c'è un buon 94%. Preparato per i frappè, questo qua deve essere buonissimo, la cannella oppure cioccolato bianco. Mix per i pancakes, c'è sia quello classico che quello al salted caramel che con le gocce di cioccolato. Poi mini muffin, anche qui gocce di cioccolato o cioccolato. Preparato sempre per i muffin, patatine, stick onion, chili e lime. Ovviamente sciroppo d'acero, questo qui è il costo. E poi troviamo questa birra che credo sia tipo quella dei Simpson. E poi vi faccio vedere un po' qui. Ci sono le mini ciambelle surgelate. Questo non c'entra niente, ma questo gelato proteico è buono, se lo trovate provatelo. Qui ci sono le pizze, c'è la spicy pepperoni, la loaded cheese. Questo qua è il costo, che direi per una pizza del genere è anche poco. Poi ci sono questi che voglio assolutamente provare, che sono i wrap, le tortilla sfarcite, e ci sono anche gli onion rings a 1,29 euro, un sacchetto gigante. In questo caso prenderò questo qui al pollo. C'è anche questo qui col manzo e anche la versione veg. Di qua invece troviamo le patate a ricciolo, che sono queste fatte così, la snacks box con tutti dei vari fritti misti che costa 3,49 euro, strisce di pollo e i bocconcini, che sono questi. Poi di qua troviamo anche le alette di pollo,
medio piccanti. Qui c'è una mega pizza XL edition. E vi faccio vedere il reparto frigo, che è bello pieno. Mini cheesecake ai mirtilli, fatti in questo modo. I milkshake nel bricchetto. Fettine di bacon. C'è anche il pulled pork nella versione maiale, oppure nella versione tacchino. I pancake già pronti, 1,69 euro. Oppure altre mini cheesecake, queste qua sono al limone, oppure i lamponi. Qui invece ci sono altri milkshake. Questo qua è gusto cookie dough, quindi pasta di biscotto. Questo qui al brownie. E qui ci sono altre patatine a diversi gusti: curry barbecue, ketchup, oppure queste due barbecue. Qui ci sono un po' di salse. E questo qui è il costo. Ci sono anche i popcorn caramellati dolci. Qui abbiamo la salsa sandwich. C'è scritto a base di cavolo, aceto. Quella hamburger, che è a base di cipolla, aceto e concentrato di pomodoro. Dovrebbe essere, credo, tipo quella del Mac. Quindi vi faccio vedere in fin dei conti che cosa ho preso poi alla fine. Allora, queste in realtà sono le cose che non c'entrano nulla con la settimana americana, ma le dovevo prendere. Invece qui ho preso appunto la carne essiccata, questa qui, hot and spicy. Le mini caps al burro d'arachidi. Il wrap, questo qui surgelato. E ovviamente i miei amatissimi cetriolini. Ovviamente quando finirò la mia super dieta proveremo tutto quanto insieme. Per ora appunto non vi posso assaggiare nulla purtroppo. Però ecco, questo è una delle cose che posso mangiare, che ad esempio vi consiglio. Sono molto buoni.